Alleluia, gloria al tuo nome. Anche questa sera, Signore, e possiamo dire per grazia tua, siamo qui, alleluia, gloria al tuo nome. Alleluia, sì, perché effettivamente non è né di chi vuole né di chi corre. Alleluia, sei tu, Signore, che provvedi ad ogni cosa. Quando vedi in noi anche quella piccolissima ricerca di te, della tua giustizia, del tuo amore, della tua santità, gloria al tuo nome. Allora, Signore, tu non ti limiti soltanto a tenderci la mano, ma stendi le tue braccia e ci prendi, Signore, stretti al tuo seno e ci consoli, ci conforti, ci benedici e ci dai quella forza e quella sicurezza di continuare ad andare avanti, perché, Signore, tu ci hai promesso e mantieni le tue promesse, che sarai sempre con noi in ogni tempo e in ogni luogo, alleluia, per aiutarci, sostenerci, alleluia, e renderci sempre vittoriosi sul male e sul maligno. Alleluia, gloria al tuo nome. E perché abbiamo vinto insieme a te che siamo qui questa sera. E noi ti vogliamo ringraziare tutti, così come ci troviamo, insieme a quelli che non sono potuti venire, che non possono venire. Tu, Signore, conosci ogni cosa. E ti preghiamo, Signore, per quelli invece che possono e non vogliono. Dai quest'altra possibilità, perché la tua pazienza ha anche un limite. Tu hai sopportato, Signore, il tuo popolo di Israele nel deserto, e dopo averti tentato 10 volte, la tua pazienza ha detto basta. E così dirai basta a tutti coloro che prenderanno, che hanno preso e continuano a prendere alla leggera, Signore, la salvezza della loro anima. Perché venire in questo luogo non significa passarsi il tempo. Alleluia. Uscire di casa tanto per non rimanere in essa. Ma venire nella tua casa significa onorare te prima di ogni cosa. Alleluia. Offrirti la lode del cuore, il canto, come lo fanno gli angeli in cielo. Alleluia. Gloria al tuo nome. Quindi, oh Signore, è tutto da guadagnare. Venire nella tua casa. E come diceva il salmista, meglio un giorno nei cortili dell'Eterno che 1000 altrove. Alleluia, gloria al tuo nome. E tu ci stai offrendo, Signore, questo periodo così meraviglioso della nostra vita. Ti sei fatto conoscere e continui a farti conoscere per accrescere in noi l'amore e la fede verso di te e verso Gesù. Questa sera, Signore, abbiamo pulito il nostro cuore, la nostra coppa. Sta davanti a te affinché tu la riempia, come sempre, del tuo olio santo, con la tua benedizione. A gloria tua, Padre, di Gesù e dello Spirito Santo, che noi benediciamo e onoriamo ora e sempre in eterno. Alleluia, amen, amen. Nel cospetto santo del Signore, nella fede ci ha insegnato ai santi, noi viventi, da cui aspetta l'odio d'onore, e ne
Alleluia, amen. Benedetto sia Gesù il Signore, abbiamo cantato, no? che dal cielo il Padre mandò a noi. Per Lui solo abbiamo di Dio l'amore, per Lui solo in Dio l'eternità. E come diceva l'Apostolo San Paolo, dice, se io non dovessi credere nella risurrezione dei morti, sarei il più miserabile di tutti gli uomini, perché crederei soltanto a questa vita. E che bella vita, però che bello avere i problemi. Perché? Perché nei problemi noi vediamo l'intervento di Dio, di Gesù, alleluia, che ce li risolve, amen, gloria a Dio, alleluia. E quindi ci accresce la fede, perché vedete, se noi non avessimo fede, saremmo, diciamo, come quelle piante inutili, che sono sempre stessi. Invece, avendo i problemi, allora, la nostra vita è in continuo momento, altrimenti diventeremo tanto apatici, no? La sera non cuccheremo, la sera mi cucco come la uso così. La mattina uno si sveglia, stamattina mi sveglio come tutte le altre volte. Invece, se uno ha problemi, quando va la sera e si cucca, uno che fa? Che fa? E voi andate per ci siano citato, signori, quei problemi che avete. Noi quando ci corrichiamo dobbiamo lodare, glorificare il Signore e ringraziare. Mi fece cadere in trappola, eh? No. Oh frate, tu sai che io lo faccio per scherzare, no? Perché primo sogno che ci ciancia a sera con noi i problemi. Che cosa facciamo quando andiamo la sera a letto, no? Cosa facciamo? Prima cosa, Signore, grazie per questo giorno che c'è stato, no? E poi uno, giustamente, il cuore è quello che è, e uno ci presenta pure i problemi, no? Però non piacete sempre, Signore, contate sempre i problemi, ricordate che prima di presentare i problemi voi lo dovete lodare e ringraziare per quello che vi ha dato. Perché spesso voi pregate, e quando pregate, sempre, Signore, perché ti prego questa cosa, vedete che il Signore non ha bisogno che noi gli chiediamo le cose. Il Signore vuole da parte nostra la riconoscenza, la gratitudine. Se Lui vede e trova questo in noi, Lui ci provvede ogni cosa, perché è il nostro Padre. È giusto? Se i miei figli vengono e mi dicono sempre, papà sai, mi catto dalla cosa, papà sai, mi catto il libro, sai, mi catto gli scappi, ma a un certo punto io mi infastidisco e dico, è benedetto Dio, sempre come dove andate cose si dice, no? Se invece loro mi dicono, alternano, no? Papà, grazie per tutto quello che ci hai comprato, ci hai provveduto. Grazie papà pure per quello che non ci hai comprato. Non è più bello, non è... no? Oh no? Avanti, voi mamme, oppure voi papà, che volete dire, vostro figlio poi non aveva una chance, poi c'è quello sempre soldo, oppure sempre scappi, sempre... cose. O voi femmine? Non mi fa stadito quando mi cercano sempre cose, è vero, tu ti fai le sciale, quando tuo figlio ti cerca sempre cose, tu sbatteri un muro, come a me. Ora, ecco, siccome noi siamo figli di Dio, Gesù ha insegnato agli apostoli e di conseguenza anche a noi, di chiamare Dio nostro Padre, e quando pregamo di dire Padre nostro che sei nei cieli. Ora dice, se un padre... sa dare buoni frutti ai vostri figli, quanto più il Dio vi sa dare cose, eppure lo Spirito Santo, se voi glielo chiedete, vedete? E poi sta anche scritto che dice che se noi facciamo la volontà di Dio, cioè ci sforziamo, perché fratelli, fare la volontà di Dio è difficile, ma non impossibile, perché se fosse impossibile il Dio non ci chiederebbe di fare la sua volontà, è giusto?
E poi lui ci ha anche detto, o meglio insegnato, che tutto ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Quindi non c'è cosa impossibile per noi, è che siamo busuni, non vogliamo sforzarci, non vogliamo fare la volontà di Dio, perché abbiamo la testa altrove, invece no. Come il Signore ci insegna, noi dobbiamo mettere Dio al primo posto e lo dobbiamo amare al di sopra di tutte le cose, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la vostra forza, dice. Amen, gloria a Dio, non ci insegna questo. E appunto è sempre nella sua parola, lui ci dice che se noi facciamo appunto la sua volontà, lui non permetterà neanche alle nostre labbra di pronunziare quello che abbiamo di bisogno, perché lui ce la provvederà prima che noi gliela chiediamo. Alleluia. Sia glorificato Dio. Guardate che dice un fratello, parla dal pulpito. È bello parlare dal pulpito, fare su scaccio il dotto, eh? Lo vorrei vedere nella sua vita privata. Se vi ho detto quel che vi ho detto, è perché io l'ho già realizzato nella mia vita. Dice come? Io sono sul pulpito, diciamo che o sogno sul pulpito, o sogno fuori dal pulpito, la mia vita, i miei rapporti con Dio sono uguali. Quindi dico ancora di più, che sono davanti a voi, davanti al Signore. Alleluia. Io per dirvi queste cose è perché le ho realizzate e le realizzo. Certo, pure io, perché è istintivo nella carne chiedere le cose al Signore, altrimenti non saremmo esseri umani. Ecco, ogni tanto ci facciamo una cianciuta, no? Quello è normalissimo. Però non deve essere un'abitudine. Noi il Signore lo dobbiamo lodare, altrimenti se noi piangiamo sempre davanti al Signore chiedendogli delle cose, sapete che cosa facciamo? Automaticamente diamo una grande soddisfazione all'avversario, al diavolo. Dice, perché? Oh, come si lamentano sempre e credono in Dio, però guarda, Dio, se Dio li provvedesse di ogni cosa non piangerebbero, eh? E l'avversario e si sciala. Se invece noi lo lodiamo sempre e lo ringraziamo pure quando le cose ne vanno storte, lo dice l'avversario, il diavolo dice, mi posso esprimere in siciliano? Mi avete dato il permesso. Siete disgraziati, come che ci glorificano il Signore pure quando ci vanno le cose storte? E se raggia, ciò sei. Amen. Alleluia. Noi non dobbiamo dare mai soddisfazione al diavolo, perché il Signore ha detto e dice ancora questa: invocami nel giorno della distretta, io ti tirerò fuori, così tu mi glorificherai. Amen. Alleluia. Invece sempre quello che ci cianci, sempre che ci cianci. Diverse volte ho detto, non ciancite quando pregate, pregate giusto, insomma, certo, uno non è che si può mettere a cantare e ballare. Ma manco, Signore, ti prego, Signore, non ce la faccio più. Ma se facci uno scurare cuori, fratelli, se siamo... E torno a ripetere, certo, noi quando preghiamo e chiediamo una cosa, chiedendo consentimento, certo, c'è un'espressione tutta particolare, ma non sempre a lamentare se tutte vuote. Amen. Perché in quella maniera noi diamo soddisfazione all'avversario, diciamo a dopo, possibilmente, ecco, guarda, guardate che queste cose sto facendo, le sto facendo da parte del Signore, eh? In verità ve lo dico,
Perché voi lo sapete che io non mi preparo niente a casa prima di venire. E dico tutto quello che il Signore mi mette in bocca e nella mente da dire. Sapete? Guardate, gloria a Dio. Ci avevate pensato mai? Per esempio, se ci sono delle persone che vengono, no, che si sono avvicinate o che si avvicinano alla famiglia del Signore e quindi vengono per trovare ristoro all'anima, conforto, no? Mi state seguendo? No? E allora dici, ma ora vai a chiesa, così il Signore mi consola. Lo diciamo pure noi, no? Pure noi, noi che siamo credenti da vecchia data. Quelli che sono novelli, che sono da poco, lo fanno pure perché vogliono trovare nella casa del Signore quella serenità, quella pace. Fratelli, quando sia noi che siamo da tanto tempo in tafede e quelli nuovi, quando entrano, no? E incominciano a sentir pregare a qualcuno e cominciano: Signore, perché stai morendo? Signore, perché non ce la faccio più? Chi da nuovo o chi di nuovo, che fanno? Dici, quanto me ne scappo, ma che casa c'è tutto meglio? Dici che non è la padella ti abbracci, no? E scappano e se ne vanno. Se invece uno ci dice, Signore, io ti ringrazio di chi hai un debito e ora tu metti tutte le mani e saggio che morro su avvi. Amen. Allora chi dall'altro dice, pure io ho i debiti. Guarda che sono sereno e tranquillo. Signore, mentre chi ti sta pregando, mi giunge la sua preghiera, pure sopra pure problema, un padre pure un profeta pure per me. Oh no! Figlioli, ho avuto sul livello scherzoso, ma vedete che è tutta verità, eh? Allora, quindi, anche in questo, noi dobbiamo amare il nostro prossimo e aiutarlo. Amen. Perché se uno comincia, cioè, per esempio, se ci fosse, perché io mi ritrovo, no, a dare consigli e sostegno pure, non solo con la mia chiesa, ma anche con gli ascoltatori, no? Se per esempio c'è qualcuno che dice, sa, pastore, signor De Luca, pregasse per me, perché sapevo, io per ora mi stanno andando tutte queste stotte, così così, e veramente non c'è fatto. Se io ci dicessi, che ne so, signore, pure io, non sa c'è come la voce. Chi ti dice, perché ci telefonai a fare? A sta radio, o signor De Luca, perché ci telefonai? E pensi mia comandato, se sogno peggio di te, ma mi do io, signore, o signore, vedo con me. Intanto io do il coraggio, dico, non ti scantare, vai avanti, con signore provvedi. Amen. Perché ha sempre provveduto. Ha sempre provveduto. Non è vero? Stai dicendo bugie. Alleluia, gloria al Signore. È questione di tempo. Perché non è che subito, appena uno ci chiede una cosa, il Signore subito, pa! Amen, gloria al Signore. Anche perché ci deve lui esercitare nella pazienza. Amen. Altrimenti saremmo come quei figli che manco i figli appunto ci chiedono e ci lanciano e i genitori che vogliono comprare i giocattoli o tante altre cose. Uno subito manco, subito sta, e dice no, aspetta. Uno non li fa aspettare perché li fa crescere, altrimenti li fa crescere viziati. Tantissime volte io non ho chiesto al Signore delle cose, l'ho detto altre volte e voglio ripeterlo. Vedete che io al Signore non gli ho chiesto mai tante cose, qualche volta sì chiedo, ma tante volte mi vengono pensieri alla mente, no? Ebbene, che io stesso riconosco, ma che ci dico, Signore, sta cosa? No? E cerco di cambiare discorso, di distrarre la mia mente da quel pensiero che mi viene. Ci siamo? Fratelli,
Io vi dico che quel pensiero che è venuto alla mia mente, poi il Signore invece, senza che io glielo chiedessi, lui l'ha esaudito. E ve lo posso giurare davanti a Dio. Guardate che mi sono passate per la mente sia cose di poca importanza, anzi di piccolissima importanza, e il Signore, e sia cose di grandissima importanza. Quindi vedete, davanti a Dio non ci sono piccole cose e grandi cose. Perché appunto noi, ai nostri figli, che cosa gli provvediamo? Soltanto le cose indispensabili o no? Amen? Allora, cantiamo un altro canto.
Alleluia. Amen. Sapete, mentre cantavamo sto cantico, non so, ho sentito questo, come se già il Signore, quando gli ha fatto comporre questo cantico, aveva stabilito, già lui sapeva questa sera che mi avrebbe fatto fare quel discorso e avremmo cantato questo cantico. Mi ha fatto sentire proprio questo. È stata una cosa meravigliosa, gloria a Dio. Alleluia, vedete quanto è bello. Alleluia. E giustamente, come ha detto Salvatore, non è che io sapevo che lui avrebbe chiamato questo cantico, e neanche lui che avrei fatto questo discorso. Vedete, quando c'è unione di Spirito Santo, quando c'è la presenza di Gesù in mezzo a noi, alleluia, amen, gloria a Dio, alleluia. Avanti, questa sera non mi faccio stancare a cercare un capitolo della scrittura che sta nella prima pagina, nel libro della Genesi capitolo 1, alleluia. Allora leggiamo dal versetto 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra, e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse: sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. E Dio chiamò la luce giorno, e chiamò le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattino il primo giorno. Poi Dio disse: vi sia un firmamento tra le acque, che separi le acque dalle acque. E Dio fece il firmamento e separò le acque che erano sotto il firmamento dalle acque che erano sopra il firmamento. E così fu. E Dio chiamò il firmamento cielo. Così fu sera, poi fu mattina, il secondo giorno. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra, e chiamò la raccolta delle acque mari. E Dio vide che questo era buono. Alleluia. Amen. Fermiamoci qui. Alleluia. Alleluia. Sia glorificato il Dio. Vedete come il Signore ci sta spiegando in questi ultimi tempi le origini della creazione e le stesse origini di Dio. Alleluia. E questo perché? Perché, come mi ha fatto dire qualche altra volta, noi, anche se non possediamo, ci sono quelle tra di voi che avete titoli di studio, siete laureati, ma io ci sto in tacuta. Avanti, che non sono il solo. Non sia glorificato Dio. In mezzo a noi ci sono laureati, ci sono ragionieri, ci sono quindi diplomati, per dire no, è vero. E oh, fratello, è che è il medico, l'altro che è professore di scuola, l'altro deve essere laureato per trovarmi a prendere il suo posto, no? Io invece no, perché se io ero diplomato, laureato, non devi accettare il gioco. Perché il Signore, perché altrimenti avrei offuscato la gloria di Dio. Amen. L'ho detto sempre, scherzo, però effettivamente perché se essere diplomato, laureato fosse stato un peccato, ci saremmo assai peccatori, no? Invece sia glorificato è Dio che Dio ha stabilito questo. Anzi, una volta mi ha detto in un sogno che lo studio è da parte di Dio. Guardate, gloria a Dio, in questi istanti il Signore mi ha illuminato, gloria a Gesù, alleluia, amen Signore, non ci avevo pensato mai. Allora, vi ricordate appunto quando vi ho raccontato quel sogno che aveva, che ancora non c'era la chiesa, mi pare che c'era la radio ancora.
e che il Signore mi fece fare questo sogno, lo voglio raccontare, gloria a Dio. Ed è bello che mi trovavo in questa via, dove c'è però la chiesa, no? Via industriale, però no, numero 71 come la chiesa, no? In questa via, più in là, verso dove abito, più avanti. Ma lì qualche volta che c'era qualche scuola? C'è una scuola, c'è un asilo. Ah? Un asilo, c'è più avanti, c'è un asilo. Ah, c'è ancora? Sì, sì. O c'era? C'è ancora, gloria a Dio. Io vedete che non lo sapevo, non lo sapevo in verità. Andando verso la sua, a destra o a sinistra? A sinistra. A sinistra, gloria a Dio. Amen. Io stavo dicendo, io devo dire, però voi mi credete che non broglio. E allora, feci questo sogno, no? Che mi trovavo proprio in questa via, e proprio dove, guarda esattamente, dove c'è, mi pare che c'è un ufficio pure del comune, una volta c'era, un po' prima doveva essere. Alleluia, gloria a Dio. Vedi? È stato lì, io non lo so, vedete neanche ora, io come una cosa, mi trovavo in quella scuola, no? Sedute, c'erano tante bambine. Allora, a un certo punto, ma sia glorificato Dio, a un certo punto io seduto insieme ai bambini, no, gli ho incominciato a parlare del Signore a questi bambini. E che c'era? C'erano due professori lì. Sulla, diciamo, vicino alla cattedra, c'erano due professori, c'era, non lo so come si dice nel gergo, lì, degli insegnanti, come si chiamano, scolastico, il titolare e il supplente, a me? C'erano tutti e due, erano due mascoli, due professori, un supplente, e il titolare. Amen. Erano tutti e due. Allora a un certo punto, mentre io parlavo con questi bambini e gli parlavo del Signore, a un certo punto il supplente si è innervosito e gli dice al titolare, dice, ma che gliene pare? Che quello si mette a parlare del Signore in te banchi con i bambini, come una cosa. Lui si è rivolto, il supplente si è rivolto al professore per rimproverarmi. Allora il professore mi guarda, no? Allora attenzione, io non è che stavo parlando del Signore mentre uno dei professori insegnava, stava insegnando, erano fermi queste bambine, era come ci fosse stata una pausa, non lo so, come una ricreazione, come, e quindi io ne avevo approfittato di quel momento, perché altrimenti veramente avrei sbagliato interrompere la lezione, perché io ci parlavo al Signore, un po' alcuni voi che vadigliate a scuola, interrompete la lezione, non ci parlavo al Signore a qualcuno, da questa gente devo fare con ordine. Allora, dice, ma gliene pare che questo, dice, si mette a parlare delle cose di Dio, della religione, dice, in te banchi? Sto professore lo guarda, e invece di guardare me per rimproverarmi, ha rimproverato al supplente, il professore, e gli fa, tira il cassetto da cattedra, no? Perché come una cosa, c'era la cattedra, no? Dove tira sto cassetto e prende un biglietto così, tira sto biglietto così, glielo dà al suo supplente e gli dice, perché si meraviglia? Non sa lei, gli dà questo biglietto, non sa lei che cosa vuol dire omnia dei? Omnia Dei, figlioli, io che fiz la seconda media, un latino ci sparava, no?
Infatti quando andavo a scuola era talmente bravo che qua non c'eri quasi. Italiano 2-3. Io lo facevo per sì. Latino 2. E insomma, a un certo punto dissimo, andiamo al sito, che c'è tutta scritta alla fine? Alla fine, l'addo, scritto russo, no? Dissimo, guarda, una cosa buona, russo mi sono respinto. Dissimo, io non ci vengo più. Perché non avete capito la mia intelligenza. Alleluia. Fatto vero, guardate che non schifo, io non sto dicendo fatto vero, e l'ho detto io con la scuola, con lo studio, ma sia glorificato è Dio, perché torno a ripetere, se io fossi un diplomato laureato mi saprei esprimere forse meglio, certo, ma a livello spirituale vedete, non si sarebbe vista la parte spirituale veramente, perché si sarebbe vista la parte culturale di questo sogno, no, perché mi saccio parare, saccio leggere, saccio scrivere. Era questo. Per questo il Signore mi ha tenuto così, e non mi ha permesso di andare più a scuola. Amen. Gloria al Signore. Allora, quindi, io quando questo qui, all'indomani mattina, dissi, oh, ma ho fatto questo sogno. Omnia Dei, adesso mi pare che è latino, no? O che cosa c'è da avere stato, vedete, no? Anche perché c'è dei pubere, un taricchio di latino, di libro di latino, no? Adesso mi pare che questo è latino, Omnia Dei. E siccome avevo un vocabolario italiano e latino da quando andavo a scuola, chiedo se mantenevo sempre buono, perché si vedeva che io lo usavo, era nuovo. E se ora vedo quello che c'è, che cosa vuol dire? Perché adesso se può darsi che poi lo traduco, a modo mio, traduco. E invece, gloria a Dio, sapete, ho trovato tutta la frase scritta per il vocabolario, infelerà, e credo che ancora lo deva avere. E allora lo cerco, Omnia Dei. Omnia Dei, di tutto, tutte le cose. Quindi la frase corretta era, non sa lei che cosa vuol dire Omnia Dei, cioè che tutte le cose sono di Dio. Picchi, se mi ruba più buono, tu reggimi che sei fresca da scuola. Omnia vuol dire di tutto, tutto. Amen. Dei è genitivo. Perché il nominativo è Deus, Deus su Dei. Quindi se uno deve tradurre, vedete che era bravo, che me ne sono due, perché non capivano che io ero. Allora, sì, io subito ho afferrato, no, perché essendo un sogno da parte del Signore, lui mi ha dato intendimento, dice, no, non so, guarda, non perché tu non fossi bravo a scuola, ma guarda, Cristo, è così. E quindi ho trovato tutta la frase scritta, e Deus, che vuol dire Dio. Il genitivo invece viene tradotto Dei. Amen. Dico giusto, è giusto, è così. Per esempio, quando uno deve tradurre di Dio, non c'è bisogno di mettere di davanti, metti Dei. E quindi a professoressa o professore se ne accorgono, vedono che io ho tradotto di Dio e non Dio. Ci siamo? Quindi quello lì, quando gli ha dato un biglietto, dice, lei non sa cosa vuol dire Omnia Dei, cioè che tutte le cose sono di Dio, quindi lo studio è di Dio. Ci siamo? Alleluia, gloria a Dio. E quindi guarda che, e io in verità non lo sapevo che ci fosse sta scuola dopo, poi ho saputo che, dice, c'era, però non so se poi l'avevano tolta, poi ho saputo che c'era una scuola, non sapevo se, cosa fosse, non c'era forse, ma neanche la radio. Procurato quanti anni aveva, gloria a Dio. E allora, quindi il Signore che cosa, perché mi ha fatto leggere questo questa sera? Perché vedete, non solo nelle scuole, ma anche ci sono
delle trasmissioni nelle quali vengono trattati questi argomenti di alta scienza. Amen. Quali appunto le origini dell'universo, il Big Bang, la nascita delle stelle, come le supernove, come la vita delle stelle non è eterna, ma anche quella è per un tempo, dopodiché esplode, insomma, insegnano tante cose. Se non ci fosse stata la rivelazione da parte di Dio per noi, noi ci saremmo trovati quindi di fronte a certi insegnamenti nei quali saremmo rimasti storditi. Insomma, dici, come stanno? Sì, quindi invece grazie a Dio che con la rivelazione che c'è stata ha incominciato a spiegarci tante cose. E allora oggi noi possiamo, vedete, e sia glorificato Dio, guardate, avere un professore anche di religione, sia glorificato Dio, che sa, che conosce queste rivelazioni, può spiegare anche ai bambini e anche a quelli che sono più grandi, agli adulti, diciamo come stanno le cose. Amen. Alleluia. E allora, perché? Appunto quello che gli scienziati dicono, ci sono delle cose vere ma delle cose non vere. Amen. Quindi se uno non conosce la verità si troverà di fronte a persone che dicono di tutto e come se tutto fosse giusto e buono, invece no, non è. Alleluia, gloria all'Altissimo. Allora, il Signore dice, perché mi ha fatto leggere? E io mi sono fermato dove Dio disse, dice, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto, e così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari, e Dio vide che questo era buono. Perché, fratelli? Perché effettivamente, guardate come tutto è concatenato, è fatto bene, Allora, perché Mosè non è che aveva la stessa conoscenza che abbiamo oggi noi, no? Mosè tanti secoli fa che conoscenza aveva delle cose? Niente, è giusto? Quindi lui, però guardate come lui le ha descritte in una maniera corretta, perché il Signore gliel'ha rivelato. Alleluia. Infatti vedete, il Dio prima fece, dice, nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era in forma e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse sì alla luce e la luce fu. Perché se non ci fosse stata la luce, tanto la luce spirituale che la luce materiale, la creazione non si poteva fare, non si sarebbe potuta fare. Perché la luce è l'elemento primordiale, indispensabile. Amen? Come pure le acque. E noi vediamo che appunto che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Perché Dio aveva provveduto quindi a creare le acque, altrimenti non avrebbe potuto creare la vita. Cioè, non avrebbe potuto creare l'universo, non avrebbe potuto creare le piante, l'uomo stesso, perché l'uomo stesso, noi fratelli, siamo composti, mi pare che sono circa il 70% di acqua. Amen? Cupisa 100 kg, 70 kg sono di acqua, e 100 kg di vostre di carne. Amen. Ecco perché, vedete, anche i medici raccomandano sempre di bere acqua, perché se noi non beviamo acqua, allora questa quantità d'acqua nel nostro corpo viene a mancare e il nostro corpo, vedete, ne risente. Amen? Quindi a livello fisico, salutare. Amen? Gloria a Dio.
E allora, quindi, e il Signore, quindi vedete come crea tutte le cose una dopo l'altra in una maniera è corretta. Quindi crea la luce perché la luce è indispensabile, crea l'acqua perché l'acqua è indispensabile. Allora come fare per far nascere sulla terra, diciamo, le piante? Perché poi successivamente dice, poi Dio disse: faccia la terra germogliare la verdura, le erbe che facciano seme ed alberi che, da frutto che portino seme sulla terra. Amen, gloria al Signore. Perché, vedete, la terra essendo stata prima coperta dall'acqua, doveva quindi il Signore creare pure l'asciutto. E allora il Dio provvide a questo. Intanto lui separò e fece il cielo, la distesa del cielo, il firmamento, dove poi lui avrebbe posto anche le stelle e formato le galassie. Alleluia. E quindi il Dio dice: vi sia un firmamento. E Dio separò le acque che erano sotto il firmamento dalle acque che erano sotto il firmamento. Però vedete, la terra era sempre immersa nell'acqua che era sotto il firmamento. Ci siamo? Sotto il firmamento. Quindi il Dio, guardate, separò le acque che erano sotto il firmamento dalle acque che erano sopra il firmamento. Perché le acque ci sono dappertutto. Fratelli, le acque ci sono, alleluia, le acque ci sono pure nel regno spirituale di Dio. Quindi non dopo, quando il Signore creerà nuovi cieli e nuova terra. Dove c'è Dio per ora, dove c'è Gesù, dove c'è il trono di Dio, lì c'è pure acqua. Alleluia. E proprio, vedete, dicevo io che qualche cosa ci doveva essere in più pure questa sera, intanto c'è stato. Allora, quindi Dio separò le acque sotto la distesa e delle acque sopra la distesa. Dio separò quindi le acque, attenzione, Dio separò le acque che facevano parte del regno di Dio, dalle acque che fanno parte del regno degli uomini, sempre il regno di Dio, ma dedicato agli uomini. Amen. Perché non è che il Dio, vedete, separò le acque solo dalla nostra terra, perché tutti gli altri pianeti erano immersi pure loro nell'acqua. Tant'è vero che gli scienziati, ai nostri giorni, confermano continuamente che l'universo è pieno di acqua. Amen? Che anche i pianeti contengono acqua. Alcuni di loro ce l'hanno immagazzinata in profondità. Amen? Perché parte dell'acqua che c'era prima su di loro, come c'è sulla terra, quelle acque si sono evaporate, vedete, perché con il peccato, allora il Dio stabilì solo la vita sulla terra. E negli altri pianeti non servono, perché... No. Amen. Però le acque c'erano, tant'è vero che loro, vedete, hanno fatto non solo degli studi, ma addirittura hanno prelevato dei materiali dove hanno potuto appurarsi che in molti pianeti c'è l'acqua. Sulla Luna, su Marte, c'è, in profondità, altra si è evaporata, insomma. E allora, quindi a questo punto il Signore, vedete, perché anche Dio stesso, vedete, il corpo di Dio stesso è formato pure di acqua. Amen. Il corpo degli angeli sono formati, anche se sono a livello spirituale, ma sono formati di acqua.
Qualcuno non capiva, lo capiva io. Non l'avevo capito manco io. Ecco, allora. L'avevate capito? No. Che pure gli angeli, anche se sono spiriti, contengono pure acqua. Dio stesso, perché l'acqua è un elemento? Vi spiego, allora, seguite attentamente, per rendervi più facile l'esempio. Allora, il nostro corpo possiede il 70%, dice, di acqua. È giusto? 70, 75, di meno, di più. Stiamo lì a misurare. E allora, però siamo carne, è giusto? Siamo esseri umani, è giusto? O maiale, la pecora, tutti gli altri animali, il corpo degli animali, hanno acqua, sì o no? Hanno pure loro, vedete? Quindi noi siamo diversi da loro, loro sono diversi da noi, però abbiamo in comune un sangue e l'acqua. Amen. Così è con Dio. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Amen. E quindi vedete, ecco, il Signore per farci capire che infatti quando Dio ha detto creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, perché ci ha potuti creare a sua immagine e somiglianza? Perché appunto anche noi possediamo le stesse particelle, gran parte delle nostre particelle sono simili a quelle particelle che compongono lo Spirito di Dio. Alleluia. Amen. Come gran parte delle particelle che abbiamo noi si possono trovare anche negli animali. Oh no, è giusto. Allora, quindi Dio dice, creo questo firmamento che successivamente ha messo, diciamo, le stelle, però quando lui, come ho detto poc'anzi, come ha fatto vedere poc'anzi, quando lui separò le acque, non le separò soltanto per dire do cielo e basta e si fermò qui. No, la cosa va oltre, va oltre. Ora vedete, quando gli scienziati dicono che dallo spazio arrivano delle onde elettromagnetiche strane, e dice quindi potrebbero esserci, alleluia, dice forme di vita. In un certo senso non è che si sbagliano tanto, perché molto ma molto più lontano da noi c'è vita. Per chi? C'è il trono di Dio, c'è l'Eterno, c'è il Padre, c'è Gesù con il suo corpo. Amen. C'è Mosè, Elia. Non ci sono pure idri, ci sono Mosè, Elia, Enoch, mi pare che fu rapito pure nel corpo. Se questi sono stati rapiti pure con il corpo, quindi ci va a essere pure, perché loro non sono ancora alla presenza dell'Eterno. Quindi vedete che queste acque sono molto, ma molto più in alto, più lontane, alleluia. Amen, gloria a Dio. Vedete, quindi, ecco, le spiegazioni che il Signore ci dà per non rimanere indietro nei confronti degli scienziati che studiano le cose, danno delle spiegazioni, però, vedete, sono come, scusatemi, che mi perdonino l'esempio, gli scienziati sono... sì, lasciatemelo dire. Sono come quelle persone, allora, prendiamo un professore di matematica, bravissimo,
Allora, questo professore di matematica, a un certo punto si ubriaca, no? Ci siamo? Si ubriaca, no? Lui, essendo, non dico ubriaco, fragile, ma mezzo ubriaco, no? Che fa? Allora, spiega le cose un po' barcollando. È vero o no? Perché se è mezzo ubriaco, mezzo studuto, non è che ha lucidità di mente da poter spiegare le cose. Dico un professore matematico come uno italiano. Ci siamo. Pure o un medico, no? Ci pensate che un medico? Tu che sei medico cardiologo, no? Tu mezzo ubriaco piglierei uno, dici un cavo cuore, uno si trova. No, uno mezzo ubriaco, dice aspetta, dice ma sarà a sinistra, a destra, a capo, non so. Però non è che io sto scherzando, però dicono. Ora, gli scienziati sono mezzo ubriachi perché non hanno la lucidità di mente dello Spirito Santo. Quindi i loro studi, la loro vita condotta soltanto sui libri, nelle ricerche, nell'esplorazione extragalattica, insomma, li hanno resi mezzo ubriachi. Ci siamo? Alleluia. Quindi loro non riescono, vedete, spiegare le cose con quella lucidità di mente, amen, per far capire, intanto per capirle loro stesse e per farle capire anche agli altri, alleluia. Invece vedete il Signore, noi non siamo ubriachi, perché come ha detto Pietro a quelli che dicevano questi sono, dice, ubriachi di vino dolce, dice questo non sono ubriachi di vino dolce, dice sono ripieni dello Spirito Santo. Quindi, alleluia. Quindi il Signore per mezzo dello Spirito Santo invece ci spiega queste cose e ci fa capire le cose, vedete, che in altri tempi non avremmo potuto capire. Alleluia. E quindi e Dio vide, dice, quindi ha creato, vedete, la luce, quindi questi elementi primordiali, indispensabili della vita. Quindi per poi continuare a creare, a far crescere le piante e tutte cose, ha dovuto formare l'asciutto. Amen. Formando l'asciutto, vedete, lui, ecco, fece spuntare le erbe e le piante. Alleluia. Devono spuntare queste erbe e queste piante? Ecco quello che il Signore mi ha dato, allora, mi ha fatto capire. E mi sembra che qualche volta l'ho detto. Allora, perché, vedete, il Dio, essendo la terra creata da lui e quindi dalle sue particelle, la terra contiene tutte quelle particelle che sono anche invisibili, certe particelle sono a livello gassoso, pure, come per esempio l'aria, no? Che è composta di idrogeno, no? Ossigeno, ci sono queste cose, no? Ecco, allora, quindi la terra ha questi ingredienti, e quindi perché? Perché sono stati creati dalla composizione di Dio. Ci siamo? Sono stati creati dalla composizione di Dio. Quindi alle cose mancava soltanto la vita. Amen. Quindi nel momento in cui il Dio fece entrare la vita anche nelle piante, quegli elementi, quegli ingredienti, incominciarono a unirsi tra di loro, amen, e formare per esempio qui albero di figo, qui albero di noce, qui albero di ciliegia, e così via, tutti i tipi di alberi, eppure delle erbe, ciascuno nella propria specie. Però vedete che è entrato in azione, che è entrato lo Spirito di Dio, cioè la vita, che come Gesù ha detto, io sono la vita.
E quando Dio disse sia la luce, la luce fu primordiale, quella era la luce di Dio, la luce che ha fatto venire all'esistenza Gesù. Amen, gloria all'Altissimo, alleluia. E quindi, a questo punto, noi già abbiamo una visione chiara di come sono venute all'esistenza le cose. Fratelli, non mi sento di dirlo perché non mi sento di dirlo. Però, alleluia, il Signore in questi giorni, diciamo da quando ho avuto l'influenza pure da te, mi sta facendo capire effettivamente come sono venute all'esistenza le varie cose. Ed è una cosa, fratelli, bellissima, è una cosa meravigliosa. Alleluia. È bellissima e meravigliosa. Perché ogni cosa è venuta all'esistenza, non tanto così, con un processo così perfetto, alleluia, amen, stabilito da Dio. Alleluia. Quindi vedete, e allora, quando, vedete, Dio creò anche i pesci e gli animali, vedete, loro, ogni cosa che esiste, sia le cose animate che le cose inanimate, sono sempre particelle divine. Alleluia. Ecco perché il Signore ha anche detto, alleluia, all'uomo di non uccidere. Perché lui ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quindi quando un uomo uccide un altro uomo è come se uccidesse l'immagine di Dio, la persona di Dio. Perché non dimentichiamoci che tutti, tra di noi ci odiamo, ci invidiamo, ci oltraggiamo, ma il Dio ci vede invece a tutti quanti come figli. Amen. E quando due di noi litigano, due o più di noi litighiamo, il Dio si rattrista, noi rattristiamo il Dio. Perché è la stessa cosa come quando noi vediamo i nostri figli litigare tra di loro e prendersi a botte e farsi male. Noi che facciamo? Nascialamo, che bello, mi sto divertendo. Magari ci telefona a mamma da mamma, mamma tu pace, no, dice pronto, no sai, perché ridi? Ci fa a mamma dell'ausulato, no, oppure un pace dell'ausulato, perché ridi? Ma stai scialando, e come mai? Perché ci sono i miei figli, stanno litigando, si stanno ammazzando, a coppi seggia, a coppi scappa. Sai, ce n'è uno è tutto insanguinato, che sciaga, ma stai scialando. No, non si sciala uno. Nel vedere i propri figli che si ammazzano da loro e si rompono la testa, una gamba, un braccio, buono, uno si sciala. No, diventa uno spettacolo, come a museo, a Roma, che c'è un Colosseo. Ah, fratelli, il Dio si dispiace nella medesima maniera. Anzi, che cosa fa? Quando uno vede che uno dei figli, litigando con un altro figlio o figlia che siano, e gli fa male, uno che cosa fa? Interviene, è vero? Interviene, no? E che fa? Prende a quello che gli ha fatto male. Ma io avevo ragione! Sì, è vero. Ma tu avevi ragione, tu non ti dovevi permettere di fargli male e di farci nascere un sangue a tuo frate oppure a tuo soro. Non diciamo questo noi? Esatto, come minimo. Gloria a Dio. No, è vero, vedete che noi ci addoloriamo, ci rattristiamo. Così è il Dio. Fratelli, quando tra di noi ci odiamo, un Signore, guarda, benedetto sia Gesù. Guardate in questo istante il Signore cosa mi ha fatto vedere. Caino e Abele. Cosa ha fatto? Dio ha gioito, vero? Quando ha visto che Caino ha ucciso Abele, si è già là, ufficio festa con tutte l'angelo.
sia addolorato, alleluia, e ha rimproverato Caino e lo ha punito. Amen. Vedete, tante volte noi riceviamo delle punizioni da parte di Dio e poi non ci sappiamo spiegare il perché, perché noi abbiamo percosso a sangue o abbiamo ucciso nostro fratello, un nostro fratello o una nostra sorella. Dice, Signore, non so bello, questo non l'ho fatto mai. Non lo hai fatto? No, materialmente, ma l'hai fatto spiritualmente, sentimentalmente, perché tu hai odiato il tuo fratello, hai odiato e continua a odiare il tuo fratello, la tua sorella. Non può forse essere figlio della stessa madre o dello stesso padre, perché noi siamo tutti figli dello stesso padre e della stessa madre, siamo tutti figli di Dio, ci siamo. Quindi quando noi ci odiamo a vicenda, noi rattristiamo il Dio. E poi con la nostra sfacciataggine andiamo uno, Signore, io hai ragione, Signore, io preghiamo per ricevere una grazia. Che cosa disse un giorno Gesù? Quando tu stai per offrire la tua offerta e ti ricordi che il tuo fratello oppure tu hai qualcosa contro di lui, lascia lì l'offerta, riconciliati con il tuo fratello, con la tua sorella, poi vieni, offri l'offerta, poi mi preghi, mi lodi, mi glorifichi e poi mi chiede grazia, altrimenti grazia io a te non te ne faccio, dice il Signore. Amen. Perché tu hai odiato oppure stai odiando quell'altro mio figliuolo o quell'altra mia figliuola. Ma io hai ragione, ha ragione, la io odio, Signore. A me la vendetta, io darò la retribuzione ad ognuno, ma se il tuo nemico ha fame, dagli del pane da mangiare. Se ha sete, dagli dell'acqua da bere. Questo è il comandamento. Vedete perché, fratelli, tanto ci sono pure tante lamentele in seno alle chiese? Perché ognuno vuole ricevere la grazia del Signore e odia il proprio fratello, la propria sorella che vede. Alleluia. Amen. Questa non è sana dottrina. Questa non è la via che il Signore ci ha insegnato. Questo strano modo di vivere il Signore non ce l'ha insegnato mai. E ci sono tante magari che aspettano ancora grazia con il Signore. Io ho tanti anni che prego, Signore, ma risponde. E campo a cavallo che l'ebba cresce, se tutti mette a posto con il Signore. Non ne ha visto, grazie a Dio, non ne vedrai. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Vedete, alleluia, quello che il Signore... Questa sera, ecco la sana dottrina. La sana dottrina non è quella odia il tuo fratello, oppure odia il tuo nemico. La sana dottrina è quella, invece, se il tuo nemico ha fame, dagli del pane da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Alleluia. E se stai offrendo la tua offerta, se ti stai inginocchiando per piangere davanti al Signore, per portare la tua causa o i tuoi problemi, alleluia, e ti ricordi che invece hai dell'odio contro il tuo fratello o la tua sorella, alzati dalla preghiera, non chiedere al Signore, perché non sarai esaudita la tua preghiera, vai, riconciliati con il tuo fratello, con la tua sorella, chiedigli perdono, anche se hai ragione, altrimenti che perdono è? Alleluia. Amen, gloria a Dio. È inutile che vogliamo noi ingannare noi stessi e Dio. E Dio non si fa ingannare. Alleluia. Perché non ha mai ingannato alcuno e non si lascia ingannare. Ci siamo. Gloria a Dio. Vogliamo che le nostre richieste
vengono esaudite, mettiamo a posto la nostra vita. Alleluia. Amen. Dice l'apostolo Pietro, meglio che ci accusino senza essere vero, che invece ci possano accusare per dire la verità. Amen. Alleluia. Fratelli, che dicano di noi il male che vogliono, l'importante è che agli occhi di Dio appariamo santi e puri. Non perché abbiamo raggiunto quest'apice, ma perché ci stiamo sforzando. E il Signore che vede i nostri sforzi è come se l'avessimo già raggiunto. Amen. E Dio ci benedica.